Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti. Benvenuti. In questo nuovo video. Perfetto. Scusate, lo stiamo ancora dormendo. Ieri grigliata pesante, esagerata. Oggi occhi super abbottonati. Come vedete le facce comunque non sono sveglie. Ma partiamo con ordine, perché questo video comunque ha un contenuto. Come sempre. Sempre no, però dobbiamo dircelo. Due sono le notizie che oggi dobbiamo comunicare ai ragazzi. Vai. La prima, mi è arrivato il casco nuovo Atlas 3.0 bellino, made by Rurok. Perfetto. Bellino. Casco molto interessante che sale anche di livello, a livello proprio di qualità e di indossabilità. Seconda cosa, mi sono rotte le palle de fa i motovlog. Perfetto. Quindi questo potrebbe essere l'ultimo, okay. Vi spiegherò tutto quanto dopo la sigla. Con ordine, il mio nuovo casco Atlas 3.0, il nuovo di casa Rurok, che finalmente è nelle mie mani. E dato che molti di voi mi hanno chiesto su Instagram e sotto nei commenti di alcuni video su YouTube come fosse sto Atlas 3.0, eccomi qui. Nel video di oggi ve ne vado a parlare e lo andiamo un pochino a recensire. È un casco che ormai ho da circa una settimanella abbondante, ci ho già fatto qualche uscita e non ve ne ho parlato prima proprio perché volevo provarlo per bene. E vi posso dire, dopo questo piccolo periodo di test, che finalmente abbiamo un casco dove molte delle criticità che avevo riscontrato nel 2.0 sono state risolte. Questo 3.0 secondo me è un casco che ora come ora è a livello anche di altre marche. La vestibilità è ottima, riesco a mettere e togliere il casco senza alcun fastidio, le imbottiture interne sono fatte bene, la qualità generale anche al look estetico di tutto quanto il casco è sicuramente migliorata e non abbiamo più quella sensazione di plastica, di chip che magari il modello 2.0 trasmetteva sotto alcuni punti di vista. Ma parlando di qualcosa invece di più oggettivo e meno soggettivo, il rumore all'interno del casco è finalmente diminuito, e per fare questo a Rurok è bastato sentire i feedback che nel corso del tempo io e tanti altri influencer che lavorano con Rurok gli hanno fornito. Ed è questa, se vogliamo, la cosa più figa che mi spinge a collaborare con loro e che mi spinge a consigliarvi oggi questo casco, perché dietro all'Atlas 3.0 ci sono tantissimi influencer, tra cui io, e quindi se vogliamo questo è un po' anche il mio casco ed è una cosa che mi manda in fissa. Su questo nuovo modello le novità non sono poche. Rurok ha spostato la produzione di molti dei materiali direttamente nella propria sede inglese e tra le altre cose, oltre ad aver migliorato anche il rumore all'interno del casco, le vibrazioni e quant'altro, andando a modificare l'attacco della visiera e la visiera in sé per sé sul casco, la più grande novità, se vogliamo definirla così, è il fatto che adesso ogni taglia avrà la sua calotta. Questo è un grande upgrade che altre case tipo Shoei, X-Lite e tantissimi altri brand di caschi moto applicavano e che Rurok ha introdotto appunto da questo Atlas 3.0. Questo in parole povere cosa vuol dire? Semplicemente che se ci troviamo ad avere ed indossare una taglia S, non avremo più la calotta esterna di tot taglie più grandi con delle imbottiture più spesse per farlo arrivare a taglia S, bensì avremo una comoda calotta S con delle imbottiture adeguate S. Ovviamente con l'uscita dei nuovi caschi sono andati ad aggiungersi anche nuovi design, e se foste curiosi di sapere quali sono questi design, conoscere i relativi prezzi, in descrizione ovviamente potete trovare il link che vi porterà direttamente al sito della Rurok, dove in fase di acquisto, se andrete ad utilizzare il codice freccia verde 10, avrete la possibilità di ottenere appunto il 10% di sconto sul vostro carrello. Occhio però ragazzi, perché ve lo dico in anticipo, il codice freccia verde 10 ha un numero limitato di utilizzi. Se quindi vi dovesse dare un messaggio d'errore dove vi dice che il coupon non è funzionante, beh, conoscete già il motivo. Ora veniamo a noi, alla parte un pochino più clickbait di questo video. Mi sono rotto le palle de fa motovlog. Cosa vuol dire? Vuol dire che chiudo il canale? No,
Vuol dire che smetto di portarvi video in moto? No, vi vado a spiegare meglio. Da un po' di mesi a questa parte ho un pensiero che mi ronza in testa, del quale non vi ho mai parlato prima, proprio perché volevo essere sicuro che questo pensiero non fosse uno scoglionamento magari temporaneo, e quindi ho aspettato a portarvi questo pensiero su YouTube o su Instagram proprio perché volevo pensarci per bene su. Come molti di voi ben sapranno, ormai sono sulla piattaforma da 3 anni a questa parte, e per ovvietà di cose, ragazzi, i giri intorno a casa sono sempre quelli. Quando si esce la domenica con i ragazzi del gruppo, Terminillo, Tagliacozzo, Castel Gandolfo, Lago del Turano e chi più ne ha più ne metta, e ovviamente facendo sempre gli stessi giri, ragazzi, la strada è sempre quella, e quando vado a montare il video o quando lo vado a registrare sto scoglionato, e questo fa sì che ovviamente io non vi possa intrattenere come vorrei. Quindi sono arrivato alla conclusione che per un po' di tempo, fin tanto che la penserò così, tutti i giri che già vi ho portato sul canale a livello di motovlog intorno a Roma, a meno che io non abbia un qualcosa da dirvi di importante o che non ci sia un motivo valido per portarveli, non ve li porterò più. Ovviamente oggi più che mai vi chiedo la cortesia di farmi sapere la vostra, cosa ne pensate di questa mia scelta qui sotto nei commenti. Credo che alcuni, se non tutti, condivideranno il mio pensiero, in quanto lo scopo di questi video è quello di intrattenervi, ma se io sono il primo a non divertirmi mentre li registro, automaticamente voi che li guardate non potete divertirvi. Quindi benvengano le uscite come quella con Miranda in Valtrebbia o quella con Noisy, Michael e Edoardo sulle coste di Brescia, ma per tutto il resto quelle intorno a Roma, almeno per un po', non le vedrete. Dopo tutte queste chiacchiere però è arrivato il momento di provare le nuove pedane, divertirsi un po', e quindi direi meno chiacchiere e più curve. Bello, ogni volta che salgo su al Terminillo mi diverto come un matto. Bisogna solo fare un po' d'attenzione se venite magari nel weekend al traffico, però la strada è ben messa e quindi a volte mette anche una pezza ad alcuni errori che nella guida potete andare a fare, però sempre occhio, sempre cautela, mi raccomando. Direi comunque pedane e setting delle pedane perfetto, devo solo provarlo in pista adesso, ma per utilizzo statale questo qua che ho fatto va benissimo. C'è da capire, qua si parla di sorpasso e di un possibile astio. No, nessun astio. Io ho una moto da 105 cavalli. Oggi stavo in mezzo ai bombardoni. Ho cercato di difendermi. A lui non gli hanno mai spiegato che le curve non si fanno in folle. È successo questo e abbiamo approfittato per passare. Ah, qui mi dicono che t'hanno gabbato nell'errore. Ha mangiato la polvere tutta l'uscita. Ah. C'è stato un piccolo errorino e gli ha permesso. Ne ha approfittato. Di... Sì, però. Da buon falco. Posso dire, la gara si vince sul traguardo. Quindi, detto questo, mi dispiace dell'errorino, però non sono d'accordo. Tu come andate invece con questo pagliale? Siamo andati lunghi. No! Onestà comunque, prima di tutto. Poi in fondo invece tu sei morto. Io stavo a passeggio. Vabbè, tu chiudi fila comunque. Chiudi no, fila ma gruppo. Mi sono preoccupato. Mi sono preoccupato. Eh sì. 10 minuti a 50 all'ora, non lo vedevo. Devo spiegare il motivo. Ecco, spiegaci un attimino il motivo del tuo coma farmacologico di oggi. Una festa in piscina dalle 4 e mezza. Dalle 4 e mezza di pomeriggio fino alle... a l'una di notte. Ma è successo qualcosa di raccontabile? No. Sì, ma no. Quanto cioè non è family friendly. Vabbè, non sappiamo. Fatto sta che lì c'è zona coma farmacologico, qua invece c'è zona garello, qui c'è invece zona umiltà. Comunque lui ha ammesso subito. Mi manca qua la zona là, a me. Come andiamo? La mia zona invece è occhi abbottonati. Dopo il barbecue di ieri sono morto, raga, oggi. Ci siamo spostati per strada, la strada del ritorno, quella che si fa, la classica, per riscendere dal Terminillo, perché i ragazzi gli è preso il momento social e quindi volevano farsi un po' di foto sulle curve. Sta a partire il Ducati? Sta a partire il Ducati. Ha dichiarato sulla ruota? Sta per arrivare al contenuto? Sta per arrivare al contenuto. Allora a sto punto io vi piazzo qua e ci gustiamo insieme sto Ducati V2 su una ruota.
Io vi chiedo gentilmente a chiunque stia guardando sto video in questo momento di non replicare le azioni che il Ducatista con il V2 sta facendo, perché sono assolutamente illegali, uno, due, e poco raccomandabili da fare per strada. Che fastidio sta gente con questi scarichi così aperti, stappati, delinquenti proprio, guarda. Finito il momento social, fortunatamente senza feriti, direi che è il momento di rincamminarci verso casa, quindi io ragazzi vi saluto qui, vi invito a iscrivervi al canale se il video vi fosse piaciuto, vi invito a lasciare anche un bel like e a farmi sapere nei commenti, vi ricordo la vostra sul discorso motovlog di prima, attivate poi la campanella per non perdervi i prossimi video che usciranno sempre qui sul canale, seguitemi sulla pagina Instagram frecciaverde.19, non mi resta far altro che salutarvi, un abbraccio, ciao ragazzi. Yeah.